del Partito Democratico, il capogruppo Giovanni Mariano, il Pino Balsamo, Nicola Maestra e il segretario del Partito Democratico, il dottor Pasquale Alonso, di presentare i colleghi della stampa che sono presenti. Otello Salice del Verbo, Giuseppe Vittrato di Casoli, ieri non c'è mai un titolo di tanto caro perché mi ricorda come qualcuno possa prenderci in giro, caro Peppino, mi ricorda la preistoria, o altri comuni di sorprendenti di frequenze che hanno insegnato che la tradizione e la storia sono importanti, però lo darci che hanno ragione loro, che noi siamo preistorici. Casoli ieri non c'è mai, mi ricorda questo carissimo situazione. Giovanni Costa di Unica Chanel, Rosa Davide del giornale di Casoria, Antonio Revici di Casoria 2, Giovanni Bianco del Domenicale, Assunta De Luca e del professor Calandro, due professori di Casoria 2, Alessia Paese lo stesso e Stefano D'Angelo che in questo momento sta facendo una diretta live per gli amici del un attimo solo che stiamo cercando proprio per gli amici che sono a casa di consentire loro di poter leggere in diretta live quello che dirà l'avvocato Fucci, perché vi posso garantire come è successo in altri consigli comunali dove siamo riusciti a fare diretta live che molti da casa, anche quando l'ultimo consiglio, quello dell'approvazione del bilancio, Casoria 2 in quell'istante ha superato le 3-4 mila viste giornaliere, quindi è importante dare loro cosa di poterci seguire, qua per l'aspetto democratico che viviamo. Dimenticavo di salutare Dario San Natale, e gli amici a volte ci dimentichiamo, uno dei colleghi forse oggi tra i giovani più importanti che abbiamo nella nostra categoria, Radio Marte, Teleluna, Repubblica, Il Mattino, che è là, io gli ho chiesto di accomodarsi dentro, mi fai distrarre e mi diverto.